Salve a tutti, mi chiamo Diego e sono uno delle centinaia di mappatori volontari italiani del progetto OpenStreetMap, la mappa libera del mondo. In questo video vedremo come inserire nella mappa, in pochi semplici passi, un'attività commerciale. L'operazione, visitando la pagina su.openstreetmap.it, prenderà meno di 5 minuti e si svolgerà in due fasi. La prima è l'inserimento della posizione e poi successivamente l'inserimento dei dati. Prima fase. Qual è la posizione dell'attività commerciale? La pagina su.openstreetmap.it si apre sulla mappa dell'Italia. Per zoomare velocemente nella tua zona, inserisci il numero civico, il nome della strada, il comune e premi Cercami. Per esempio, 2, via Roma, Udine. E se non sono stati trovati, metti solo il nome della strada e il comune. Se non trova nemmeno la strada, lascia solo il nome del comune. A questo punto, se riesci a identificare sulla mappa OpenStreetMap dove mettere l'attività commerciale, trascina l'indicatore azzurro. Altrimenti puoi attivare le immagini satellitari tramite l'icona sulla mappa in alto a destra, che ti aiuteranno a trovare dei riferimenti a te familiari come edifici, strade, piazze, eccetera. In questo modo potrai posizionare correttamente l'indicatore. Bene, una volta trovato il luogo e spostato sopra l'indicatore, premi Prosegui. Nel caso avessi dimenticato qualcosa, puoi sempre ritornare alla prima fase cliccando il bottone verde in alto Posizione, all'inizio della pagina. Ora possiamo passare quindi alla seconda fase. Seconda fase, cosa fa questa attività commerciale? Premuto Prosegui dopo aver inserito le informazioni sulla posizione, oppure comunque il bottone Dettagli all'inizio della pagina, troverai diversi campi, tra i quali il più importante che è quello della categoria. Clicca il menu a tendina e nella casella che si apre comincia a scrivere le prime lettere. Se la tua attività è tra quelle più comuni, dovrebbe apparirti la parola intera. Per esempio, inserendo MAC appariranno sia farmacia che macellaio. Se non trovi la tua attività oppure hai più attività diverse, descrivilo come faresti a una persona nel campo che trovi accanto. Descrizione, tipologia di negozio. Se hai avuto problemi a trovare l'indirizzo esatto nella fase precedente, è il momento di aiutare OpenStreetMap, compilando subito dopo categoria e descrizione l'indirizzo con civico, nome della strada, comune e codice di avviamento postale, tutte cose opzionali ma utili a far crescere la mappa libera del mondo. Veniamo quindi ai dettagli dell'attività commerciale che interessano ai clienti. Nome, con cui possiamo trovarti facilmente, telefono, contatti social, orari d'apertura e accessibilità per i disabili. E anche ultime, ma non meno importanti, le informazioni per i periodi speciali come per il Covid-19, cioè i servizi di consegna a domicilio e i servizi da asporto, detti takeaway. Bene, se sei arrivato fino a qui, puoi premere il bottone blu che sta in fondo alla pagina con scritto Fatto. Partirà una segnalazione sotto forma di nota OpenStreetMap, da cui puoi seguire gli sviluppi e che sarà visibile a tutti i mappatori. Essa conterrà tutti i dati che hai compilato. Questi verranno in poche ore controllati, redatti ed inseriti in OpenStreetMap. Da quel momento in poi l'attività commerciale sarà visibile sulla mappa con un'icona, ma soprattutto sarà ricercabile dalle tantissime app che usano OpenStreetMap, come per esempio www.qwant.com.